The Ronian Radio Show. Ebbene, ed eccoci allora all'angolo delle eccellenze, e questo è l'angolo dell'eccellenza di medicina. Abbiamo ospite un amico ormai di Radio Amore, che è il professor Gennaro D'Amato, con il quale vogliamo discutere di una cosa molto seria, perché se ne sta parlando tantissimo a proposito e molto di più anche a sproposito: l'utilità e la necessità dei vari vaccini. Do il benvenuto al professore D'Amato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, si sta parlando tanto, probabilmente proprio il fatto che ci sia tanta informazione, c'è una rete così aggressiva, a volte si informa e a volte si disinforma, quindi si creano anche dei momenti di panico, di timore, quindi si comincia ad avere scarsa fiducia in quelli che sono invece degli elementi medici indispensabili. Allora partiamo in ordine con quella che è stata una mia ricerca, poi ovviamente chiedo a lei, nella sua autorevolezza, nella sua onestà intellettuale, di darci dei chiarimenti su tutte queste serie di cose che andiamo ad evidenziare. Innanzitutto parliamo del ricorso del Codacons alla Procura di Torino. Sostanzialmente il Codacons non è che contro i vaccini, è contro il vaccino esavalente, ritenendo che i vaccini obbligatori siano 4 e quindi ritiene del tutto superflui e anche dispendiosi gli altri 2. Ecco, questa è la prima domanda che le faccio. E guardi, io posso soltanto dire che sembra davvero di riandare verso il Medioevo, perché i vaccini, compresi ovviamente i vaccini esavalenti, sono assolutamente protettivi ed hanno consentito di abbattere la mortalità infantile ormai già da anni. E diciamo, andare contro i vaccini, che veramente sono utili, compresi appunto anche quelli ancora non obbligatori, ma che vengono consigliati da effettuare, è veramente un andare indietro, come dicevo, nel Medioevo, al momento che c'è proprio recente un allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e io ci lavoro con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stato anche amplificato giustamente dall'Istituto Superiore di Sanità italiano, relativamente all'incremento delle malattie infettive dell'infanzia e anche alla mortalità. È stato osservato un aumento di mortalità soprattutto da morbillo, e questo veramente quell'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che l'Italia sta peggiorando rispetto ai paesi dell'est. Il che è quanto dire, nel senso che noi ci stiamo staccando dai paesi civili proprio per questo evento. Io vorrei dire questo, che attualmente il timore, soprattutto del vaccino antimorbillo, che è quello che in particolare ha creato allarme ingiustificato, come dirò, è veramente immotivato. Attualmente noi sappiamo, e c'è documentazione scientifica validata appunto dal punto di vista degli organi medici internazionali, che non c'è nessuna correlazione tra vaccino antimorbillo ed autismo, perché era quello il problema principale, nel senso che tanti nuclei di persone vaccino per il morbillo erano allarmati per questo evento, che era stato lanciato da un medico inglese, Wakefield, un medico che aveva pubblicato sul Lancet 7 casi di associazione, secondo lui, di autismo con il vaccino antimorbillo. Questo è stato proprio dimostrato non essere assolutamente vero, e infatti il medico è stato addirittura espulso dall'ordine dei medici inglese e attualmente si trova in California, dove sta cercando di attecchire con le sue idee, che sono soltanto sue, non dimostrate. Lancet ha ammesso il suo errore, ha pubblicato diciamo un altro articolo in cui ritirava quello che era stato pubblicato, e hanno ritirato la loro firma anche i collaboratori di Wakefield, questo medico inglese che ha creato tanto danno, perché ha fatto anche varie interviste sulla base dell'articolo pubblicato, e questo ha indotto molte persone a credere che fosse reale questa associazione. E allora si sono creati dei movimenti veramente assurdi, perché immotivati dal punto di vista scientifico. L'autismo è una cosa estremamente seria e effettivamente è una patologia che ha tutt'altra origine rispetto
alla vaccinazione antimorbillo. Questo per parlare di questo, quindi posso cercare di rispondere alla sua domanda dicendo che se ci riferiamo soprattutto alla vaccinazione antimorbillo, perché quello è diciamo quella più osteggiata, non c'è proprio motivo di avere paura, che anzi è consigliabile effettuarla proprio per rientrare nella civiltà, per ridurre il rischio che i bimbi non vaccinati possano avere dei problemi, e sono emergenti, nel senso che effettivamente è un allarme che ci sta facendo preoccupare come medici. Professore, per quanto riguarda quello che è accaduto, se non ricordo male, l'anno scorso, c'è un ritiro di vaccini che erano quelli che venivano predisposti per prevenire, diciamo, influenze comunque, e anche diciamo queste paure hanno ingenerato poi, ecco, voglio dire, questo timore diffuso, e anche molti anziani che soffrono di patologie respiratorie non si sono vaccinati. Anche questa mi sembra che è una cosa collaterale, ma importantissima. Assolutamente importante. Questo effettivamente è un altro punto dolente. L'anno scorso c'è stata una campagna mass mediatica davvero immotivata contro il vaccino antinfluenzale. Perché? Perché sono stati osservati dei decessi dopo l'utilizzo di un vaccino particolare, possiamo definirlo, era il Fluad, un vaccino antinfluenzale con adiuvante, ma erano casi nella statistica, ahimè. Noi sappiamo che c'è un certo numero di persone, soprattutto anziane, soprattutto con patologie serie, e quei pochi casi che erano stati registrati erano tutti di persone con patologie molto serie, e francamente questo ha creato un allarme che poi è rientrato, però ahimè è rientrato un po' troppo oltre, quando già molte persone avevano avuto paura di effettuarlo. Di fatto noi abbiamo avuto un crollo proprio della vaccinazione antinfluenzale l'anno scorso e un incremento notevole di effetti collaterali da influenza, perché si è trattato soprattutto dell'H1N1, cioè il virus terribile che ha determinato moltissime broncopolmoniti, moltissimi effetti collaterali, e ahimè si possono vedere i dati proprio dell'Istat, dell'Istituto Superiore di Sanità, un incremento di patologie, un incremento di mortalità proprio per questa carenza, che noi ci auguriamo non ritorni anche quest'anno. Cioè si sta cercando di fare delle campagne per dire attenzione, l'anno scorso abbiamo perso molti pazienti proprio per questa ignoranza e per questa paura immotivata. Beh, credo che questo sia un chiarimento molto importante per chi ci ascolta. Tra le varie cose che vengono messe in giro, ce n'è una che mi ha fatto rabbrividire. Io le faccio la domanda, però magari lei mi dirà è una grossa sciocchezza, però gliela faccio lo stesso, che l'ho letta a più parti. C'è addirittura di medici di base che prenderebbero una royalty di 6 euro su ogni vaccino nel caso in cui possano superare il 50% minimo dei partecipanti al vaccino dei loro pazienti. Mi sembra una cosa di natura proprio commerciale più che medica. E questo francamente non so risponderle, non rientro in questo contesto, nel senso che non le so dire, mi sembra veramente molto strano. Cioè la domanda era un attimino tendenziosa, in che senso? Cioè si può ipotizzare che in questo caso si tende a dimostrare, diciamo, che c'è un interesse di natura economica da parte delle società farmaceutiche, ecco, questo secondo lei, ecco, ci può essere questo? Se dovesse essere così sarebbe comparaggio, e quindi sarebbe veramente penale dal punto di vista della responsabilità. Spero che non ci sia questo. Invece andrebbe motivato il medico di medicina generale a convincere i propri pazienti a vaccinarsi, e in questo caso non credo che ci sia nessuna integrazione economica per questo, perché è il loro lavoro che dovrebbero fare, così come il nostro che dobbiamo fare. Bene, credo che a questo punto noi abbiamo chiarito quelli che erano gli elementi importanti per cui, ecco, quest'anno come siamo messi col vaccino, insomma, si parte a breve. Ecco, io posso dire che curo un blog che oltretutto mi onoro di ospitare tanti amici eccetera, compreso Radio Amore, che è una radio veramente encomiabile, che io amo proprio come Radio Amore, che fa tanta informazione utile. Ebbene, ho già informato e ho passato l'informazione avuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e recepita dall'Istituto Superiore di Sanità Italiano, che tra fine ottobre, quindi
ahimè, facciamo gli scongiuri, ma non è ancora tanto lontano, anzi è abbastanza prossimo, dovrebbe purtroppo cominciare la epidemia di influenza per avere dei picchi proprio verso fine anno e probabilmente anche tra dicembre e gennaio, quindi anche un pochino in anticipo rispetto agli altri anni. E in qualunque caso il virus responsabile è già stato identificato e ahimè è sempre l'H1N1, quello che nel 2009 determinò tanto panico e anche diversi decessi. Adesso i decessi sono immotivati, però è importante vaccinarsi perché adesso noi abbiamo già da 2 anni, e quindi anche l'anno scorso c'era il vaccino per il virus H1N1, che verosimilmente sarà il capostipite nel contesto di questa epidemia prossima. La pagina, voglio ricordarlo, è Respiro Italia, la pagina che gestisce il professore, che ha tanti simpatizzanti, quasi sono 3-4 mila follower. Sono oltre 3 mila, però è abbastanza recente. È in crescita, chi è interessato si può iscrivere, la pagina Facebook Respiro Italia. Bene, e allora professore, io la ringrazio della sua presenza qui a Radio Amore, noi lo avremo altre volte, perché ormai è nato questo feeling tra di noi, poiché lei è uno dei massimi esponenti per quanto riguarda i temi ambientali, specialmente legati alle grandi città, e noi, voglio dire, di questi problemi ne abbiamo purtroppo a Iuse, quindi io sarò, come dire, costretto tra virgolette, ma anche ovviamente onorato, di coinvolgerla per l'immediato futuro su questi argomenti. Sarà assolutamente un piacere, perché fare una informazione onesta e diciamo che recepibile da tutti, questo è veramente un momento importante che mi dà molta soddisfazione. Ringrazio il professor Gennaro D'Amato, proseguiamo con Terronian Radio Show. Terronian Radio Show, alla scoperta di musica, cultura e tradizioni del nostro sud.